Ciao, come facciamo ormai da un po' di tempo, ogni 2 mesi riprendiamo un vecchio episodio del mio podcast per fare insieme tanti nuovi esercizi e per mettere alla prova le vostre capacità di comprensione e la conoscenza del vocabolario e di qualche argomento di grammatica. Oggi rivedremo per l'occasione questo episodio del mio podcast. Se non l'avete ancora sentito, troverete il link qui. E se volete scaricare la trascrizione e il foglio di lavoro con gli esercizi completi relativi a questo episodio, potete farlo andando su italianglot.com. Oggi ovviamente vi presenterò solo un piccolo assaggio per ogni esercizio. Nel video con l'attività di revisione relativa al secondo episodio del mio podcast, vi ho anche spiegato perché tutti questi esercizi sono così efficaci per migliorare il vostro italiano e vi ho anche presentato tutti i principi di linguistica su cui mi sono basato per prepararli. Se non avete visto quel video, trovate sempre il link qui. Cominciamo! Nel primo esercizio bisogna completare con le parole giuste un testo tratto dalla trascrizione dell'episodio. Provate a trovare la parola giusta per completare la prima frase di questo testo. Ovviamente, nel foglio di lavoro che potete scaricare da italianglot.com troverete il testo completo. In questo esercizio di solito vi rendo le cose un pochino più difficili perché tra le opzioni non inserisco sempre le parole del testo originale che trovate nell'episodio del podcast, ma inserisco nuove parole che pure possono andare bene in quel contesto perché hanno un significato simile. In questo modo potete ampliare il vostro vocabolario imparando parole nuove o tutte le alternative che potete usare al posto di un certo termine. I bambini indossano maschere e costumi e spesso anche gli adulti organizzano feste in maschera. Continuiamo con il secondo esercizio, che si basa sullo stesso principio. Dovrete cioè completare una frase, stavolta non tratta dal testo dell'episodio del podcast, ma inventata da me. E in genere con questo esercizio cerco di portare la vostra attenzione su tipiche espressioni e modi di dire dell'italiano, su determinati tempi verbali e così via. I prossimi esercizi servono a portare la vostra attenzione sul significato delle parole, di cui in linguistica si occupa la cosiddetta semantica. Provate quindi ad associare la parola alla definizione giusta. La rivolta è iniziata proprio a causa del rifiuto della ragazza e della rabbia del popolo contro il marchese. In questo esercizio invece dovete abbinare la parola all'immagine giusta.
Si balla, si mangia, si lanciano coriandoli e stelle filanti. Nel prossimo esercizio dovete associare uno dei verbi che abbiamo usato nell'episodio con la parola giusta. Che si festeggia per segnare l'inizio del periodo della Quaresima. Nel prossimo esercizio dovete trovare quale verbo corrisponde a due definizioni, perché un verbo può avere due o più significati e poi dovete usare quel verbo nel tempo giusto per completare delle frasi. Con il prossimo esercizio restiamo nell'ambito della semantica, che come abbiamo detto si occupa del significato delle parole. E in particolare ci concentreremo su due fenomeni, la sinonimia e l'antonimia. Esistono cioè parole con significato simile, i sinonimi, e parole con significato contrario, opposto, gli antonimi. In questo esercizio dovrete trovare il sinonimo e l'antonimo giusto della parola data e poi dovrete completare delle frasi per capire in quale contesto possiamo usare ognuna di queste parole. Il prossimo esercizio è puramente grammaticale, ma lo inserisco in ogni attività che preparo per voi perché è un argomento che, a quanto ho capito da quello che mi dite, crea grandi difficoltà agli studenti di italiano, le preposizioni. Quali preposizioni dobbiamo utilizzare con certi verbi o in generale con certe parole? Spesso è difficile capirlo. Per questo l'esercizio che farete adesso è pensato apposta per voi, per aiutarvi a familiarizzare con le maledette preposizioni. L'ultimo esercizio è dedicato ogni volta a un diverso argomento di grammatica. In questo episodio abbiamo trovato questa frase qui, che contiene proprio l'argomento di grammatica del prossimo esercizio che dovrete fare e di cui vi ho dato diverse spiegazioni nel foglio di lavoro che potete scaricare da italianglot.com. Concludiamo con un esercizio di comprensione.
Ascoltate un pezzettino dell'episodio e poi rispondete alla domanda. Tenete presente che nel foglio di lavoro che potete scaricare da italianglot.com inserisco di solito più di un test di comprensione, a seconda del tipo di episodio. Mia sorella si vestiva spesso da fatina o da principessa. Io invece da principe azzurro, da Robin Hood e una volta perfino da pantera. Mia sorella si vestiva spesso da fatina o da principessa. Io invece da principe azzurro, da Robin Hood e una volta perfino da pantera. Ovviamente su italianglot.com troverete la versione completa di questi esercizi, di cui oggi vi ho dato solo un piccolo assaggio. Ma un altro segreto per migliorare il vostro italiano è di applicare il cosiddetto metodo naturale, di cui vi ho parlato in una serie di video che troverete sul mio canale YouTube. Con il metodo naturale dobbiamo ascoltare più e più volte lo stesso episodio del podcast, uno stesso video e così via. In questo modo memorizzerete automaticamente, naturalmente, parole, espressioni e la struttura corretta delle frasi. Ma perché sia efficace il metodo naturale, dobbiamo capire bene il significato di quello che stiamo ascoltando. E tutti questi esercizi che abbiamo visto oggi servono proprio a questo, ad aiutarvi a capire bene il contenuto del testo, ad aiutarvi a focalizzarvi sul vocabolario e in che modo, in quale contesto possiamo usarlo. Solo così, una volta che avrete tutto chiaro, potete poi continuare ad ascoltare più e più volte l'episodio e ad assorbire l'italiano in modo automatico e naturale. Andate quindi su italianglot.com per scaricare tutto il materiale che preparo per voi. Trascrizioni, vocabolario, esercizi, corsi interattivi e tanto altro ancora. E se avete trovato utile questo video, mettete un like e non dimenticate di iscrivervi al canale. Ciao!